Sono sempre di più le famiglie italiane che per problemi economici rinunciano ad andare in vacanza e trascorrono l'estate in città. La crisi economica, i cui effetti sono ancora ben tangibili, spinge gli italiani a tirare la cinghia e gestire in modo più oculato le risorse economiche di cui dispongono. Così le famiglie cercano di risparmiare, eliminando o riducendo al minimo le spese superflue, tra cui quelle destinate alle vacanze. Così, con gli asili e le scuole chiuse, il caldo opprimente, i genitori che comunque lavorano per gran parte dei mesi estivi, l'estate in città può diventare un vero incubo per le famiglie in cui ci sono bambini o ragazzi. Per cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno e individuare gli aspetti positivi dell'estate in città, basta riempire le giornate con attività divertenti, magari da fare tutti insieme. Proporre ai propri figli delle attività da svolgere nel periodo estivo serve a tenere lontano il rischio di annoiarsi ed evitare di trascorrere gran parte delle giornate davanti alla televisione. Facendo una ricerca su internet o informandosi presso gli uffici dei municipi delle città, grandi o piccole, è anche possibile trovare delle iniziative per impegnare bambini e ragazzi che trascorrono l'estate in città. In alcuni casi si tratta di vere e proprie scuole estive aperte in luglio e agosto, in cui bambini e ragazzi possono svolgere tutta una serie di attività divertenti e formative. Insomma, in tempi di crisi bisogna arrangiarsi.